Era estate ed eravamo in vacanza al mare, sulla riviera romagnola, quando decidemmo di andare all'altro mondo. Non era lontano dal nostro albergo ed il locale si presentava come una via di mezzo tra la balera e un nightclub, o almeno così mi sembrava. Era lì che si sarebbe esibito Fabrizio. Avevamo visto i manifesti qualche giorno prima sul lungomare di Rimini e subito acquistammo i biglietti per il concerto. La sera dello spettacolo arrivammo con l'auto in un parcheggio in brezzolino che fa quel rumore caratteristico d'acqua scrosciante quando lo si calpesta. Entrati nel locale cercammo un posto, più vicino possibile sotto il palco. Ci sedemmo a terra e dopo qualche minuto Fabrizio entrò e cominciò a cantare, a parlare, a raccontarci il mondo. Eravamo lì, affascinati, ad ascoltare la sua poesia, cantata con quella voce che ci faceva venire la pelle d'oca. Non comprendevamo in alcuni brani il significato delle sue parole. Non capivo quel collezionismo di parole complicate, come scrisse in seguito in una sua canzone. Ma sapevo che quello che ci stava narrando era lo specchio del tempo. Fabrizio non era per me un santo da venerare o un mito da imitare. Era per me, che avevo due sorelle, un fratello maggiore che mi ha accompagnato nella mia adolescenza. Durante il concerto tentavo di fare delle fotografie, ma il mio apparecchio, una vecchia Ferrania in plastica con il flash mal funzionante, non voleva saperne di fare il suo lavoro. Non avevamo soldi per un apparecchio, come si dice, di marca. E nel 1975 non esistevano ancora le macchine fotografiche digitali e tantomeno i telefonini. A metà concerto Fabrizio disse: «Mi trovo al di là di quello che si dice il sentirsi bene». Si scusò e lasciò il palco. Come riusciva a trovare quelle parole? Come aveva potuto spiegare in un modo così semplice ma poetico un disagio così personale? Ci avviammo verso la nostra auto comunque contenti per aver assistito al suo concerto, anche con un finale così, ma spiegato con parole che ci avevano fatto capire come si poteva descrivere il dolore. E mentre lo vedemmo arrivare, accompagnato da due ragazze dello staff, con discrezione Frank ed io ci avvicinammo e, sapendo quanto teneva alla sua immagine, gli chiesi di potergli fare una foto. Fabrizio acconsentì di buon grado e con mia somma gioia cominciai a scattare fotografie, ma il flash della mia macchina fotografica non dava segni di vita. Ero deluso, imbarazzato, ma soprattutto sconfitto. Fabrizio lesse sul mio volto tutto ciò, mise una mano in tasca ed estrasse l'accendino che usava per dare vita alle sue innumerevoli sigarette. Lo accese e, portandolo davanti al volto, mi disse: «Prova così». Nella penombra del parcheggio quella foto ovviamente non riuscì, ma l'immagine del suo volto, illuminato da quella luce tremula messa lì per noi, è rimasta nella mia mente e, ripensando a quel momento, mi dà gioia ed è sempre lì, impressionata, fissata in quell'attimo. Mio fratello maggiore mi aveva ancora una volta sorpreso.